col playmaker in mano Pasciuti, vittoria importante, tecnico avversario ha detto che insomma c'è stato un po' lo sfavore arbitrale secondo il suo punto di vista e che il Grosseto non ha giocato al calcio, questa è la sua diciamo, disamina della partita. Ma vabbè, noi non stiamo a vedere gli altri, stiamo a vedere noi, abbiamo vinto noi, sono tre punti importanti, quello che conta è questo, quello che dicono gli altri. Il nostro gioco è così, sulla profondità, sull'aggressione, poi se siamo belli o brutti, questo lo dice il campo. Oggi abbiamo vinto, il campo ci ha dato ragione a noi. Si è sempre fatto vedere, sei uno insomma, che si propone, che fa scaricare nei momenti di difficoltà i compagni da palla. Stai crescendo tantissimo, domenica sei stato uno dei più positivi a Città di Castello, ma è una squadra che comincia ad alzare la testa, piano piano, domenica dopo domenica. Sì, sì, chiaro che venivo da 5 mesi che avevo fatto una partita a Carrara, e da quando sono qua sì, sto crescendo, sto sempre meglio ogni domenica e sì dai, comunque quello che conta è la prestazione di squadra, sono contento perché comunque veniamo da 2 vittorie di fila, ma non bisogna fermarsi qua, il cammino è ancora lungo, può succedere di tutto, perché può succedere di tutto e vediamo partita dopo partita. Lorenzo, buonasera. Buonasera. È stata una partita molto fisica, giocata molto a centrocampo e molto sui nervi. Al netto dell'esperienza di chi ha giocato in Serie A, quanto conta riuscire a restare lucidi in un contesto del genere in cui, anche senza parlare di arbitraggio di parte o non di parte, ma sicuramente arbitraggio insufficiente per la gestione dei cartellini quantomeno, quanto è stato difficile? Abbiamo visto un paio di volte andare a dividere sia lei sia Alexic i suoi compagni che stavano protestando veementemente. Quanto è stato difficile? Ma è chiaro che in Serie D c'è più agonismo, diciamo. Quindi ci sono diciamo, tante botte in più rispetto a altre categorie. E quindi è anche difficile a volte gestire le situazioni, però l'importante è comunque essere calmi e usare sempre la testa, perché magari non usi la testa, prendi un cartellino, rimani in 10 e ti cambia la partita. Quindi bisogna sempre usare la testa in queste situazioni. È vero che la sta usando molto bene la testa. Diciamo che questo metronomo già in campo, si è visto la differenza, è arrivato questo. Il centrocampo del Grosseto ne ha beneficiato molto. Sì, diciamo che nelle ultime partite siamo stati compatti, più compatti come squadra, siamo stati più corti, più vicini l'uno all'altro, invece diciamo le prime partite già a dicembre quando avevo fatto eravamo un po' più lunghi, un po' più aperti e prendevano troppe ripartenze, invece ora siamo bei compatti e giochiamo la squadra. Più che altro mi ha anticipato la risposta, nel senso soprattutto nel primo tempo dove siamo andati subito in vantaggio, almeno io ho notato una squadra molto corta che riusciva a stare una 30 metri e che soprattutto si muoveva stile, mi perdono il paragone orripilante, stile calcio Barilla, cioè completamente allineata nei reparti e che riusciva a pressare senza perdere mai la giusta distanza, quantomeno le uscite delle mezzale che io vedevo erano dettate da lei in mediana, che chiamava l'uscita a Battistoni a Carannate, quindi sì, avete sì. Preso le misure più che altro. Ma sì, ti dico, a livello dopo il primo gol, a livello difensivo abbiamo fatto bene. Chiaro che ci siamo un po' troppo rilassati dopo 30 secondi, un gol dopo 30 secondi, dopo invece di continuare a spingere ci siamo un po', come dire, un po' fermati, però ti ho detto, poi dopo al secondo tempo abbiamo iniziato bene il secondo tempo, abbiamo trovato gol e da lì poi abbiamo fatto anche meglio in fase offensiva. Grazie mille. Grazie a voi.